problema al piede che mi porto da qualche settimana dietro e stiamo cercando di gestirlo, insomma, con lo staff medico nel miglior modo possibile. E comunque penso di esserci con Livorno e essere a disposizione, insomma, del mister e della squadra. Ovviamente potevamo fare qualcosina in più, soprattutto perché siamo andati in vantaggio e potevamo gestirlo un po' meglio, però quel gol a inizio ripresa ci ha un attimo cambiato i programmi, e quindi considerando poi il bilancio complessivo è un punto che ci può andare bene. Sicuramente il fattore casa deve tornare a essere quello del girone andata, dove il Del Duca era il nostro punto forte. E in questo inizio del girone ritorno non l'è stato, anzi. Quindi già da domenica è uno scontro troppo importante per noi, per la salvezza, ed è importante far punti. Quali sono le insidie che ci sono in questa partita contro il Livorno? Sicuramente è una squadra che viene da un periodo positivo, una squadra in forma, forse una delle più in forma in questo momento, quindi è una sfida difficile da prendere con le pinze, quindi dobbiamo metterci qualcosa in più noi e portare a casa il risultato. Manti, insomma, è il giocatore che se sta bene in questa categoria fa la differenza. Però noi comunque non dobbiamo pensare al singolo, ma comunque dobbiamo cercare tutti, chi scende in campo, di fare una partita al di sopra delle righe. Perché io penso che se l'Ascoli gioca come sa fare, può tranquillamente portare a casa il risultato al di là dei singoli loro, che comunque le qualità ce le abbiamo pure noi, e quindi anche loro si dovranno preoccupare dei nostri giocatori con più qualità, diciamo. Comunque, con la Serie B a 19 sapevamo che era ancora più difficile raggiungere la salvezza, la classifica è cortissima, e quindi ci sarà da lottare, speriamo non fino alla fine, ma comunque c'è un periodo troppo importante questo per definire, insomma, le carte in tavola, quindi dobbiamo in queste partite dar qualcosa in più per metterci al riparo, diciamo. Stiamo parlando e, insomma, stiamo aspettando il momento giusto per rinnovare. Io ho dato la mia disponibilità, come sempre, all'Ascoli, e penso che comunque non ci siano problemi e aspettiamo il momento giusto.